Tra queste persone vi dicevo, così, che io ringrazio fortemente perché è una persona che io stimo molto, è una magistrata, cioè, dico magistrata perché siccome c'è Serena Majorana che sulla faccenda della lingua è molto attenta, allora non, anche voi sì, è lingua inclusiva. È una persona che io ringrazio tantissimo perché non si parla molto di lei in televisione, ma non per questo dico, non è una persona che non fa le cose, anzi ne fa tantissime. Poi diventò famosa per un periodo perché comunque c'era il processo legato a Peppino Impastato, tutti sarà a Frankenbergamo con lei che finalmente ha dato giustizia a Peppino Impastato. Franca è una persona che sempre con molta umiltà ci è stata vicino, e anche quando non è, e io lo colgo oggi, non è molto facile starci vicino. E io ringrazio perché Frankenbergamo oggi da magistrato è qui, però no, vi assicuro che io non ho chiamato il magistrato in quanto magistrato, ma Frankenbergamo che il lavoro di magistrato lo fa senza se e senza ma e senza grandi riflettori. Ed è bello perché molti di voi non avrebbero conosciuto questa storia perché non è di quelle più gettonate. E quindi io ringrazio Franca che ti chiamo adesso così ti permetteremo anche di tornare a casa in un orario decente e ti do anche la tessera onoraria. Io voglio ringraziare questa tessera, è una tessera piccola, che è poi quella, è fatta da due persone. L'autore del nostro logo che è qui è Silvestro Nicolaci, che è un grandissimo, insomma, un bravissimo fumettista, ma insomma, non so, disegnatore, come si dice? Silvestro, dove sei? Fumettaro, è un grandissimo fumettaro. Sì. Hai fumato? E ha fatto il nostro logo, è l'autore del nostro logo. E Mauro Biani, che è un grande invece del vignettista, disegnatore, che ci ha fatto tutto rigorosamente gratis. Quindi io ringrazio sia Silvestro che Mauro per averci dato questa bellissima immagine che un po' ci rappresenta. Quindi da Rita via via con tutta l'Italia. Grazie. No, grazie a voi, intanto buonasera a tutti. Io devo dire che sono particolarmente emozionata perché le parole di Nadia mi hanno commosso. Conosco Nadia da parecchi anni, adesso non cominciamo a fare la cronografia, ma volevo dirvi questo. Io faccio il magistrato. Io in questo momento lo faccio alla Procura Nazionale Antimafia, che è la creatura di Giovanni Falcone, probabilmente l'ufficio per cui è morto Paolo Borsellino. E sono qui in entrambe le vesti, come amica di Nadia, dell'associazione che ho seguito in questi anni, a distanza, da vicino, quando è stato possibile, ma anche come magistrato. Non per fare il discorso su quello che faccio io, su quello che sta facendo la magistratura in questo momento, ma perché per ricordarvi che l'importanza delle associazioni come quella fondata da Nadia, dalle sue, da Santina, da tutte le altre persone generose che l'hanno voluta e l'hanno portata avanti, la presenza di questa associazione è fondamentale. Ed è fondamentale non soltanto per i cittadini, ma anche e soprattutto per la magistratura. Noi facciamo un mestiere difficile, la magistratura è una struttura di potere, non sempre quello che facciamo potrà piacervi o dovrà piacervi. E questo è il gioco democratico, il gioco dell'applicazione delle leggi. Però al nostro interno non dobbiamo mai smarrire la memoria di coloro che hanno capito che cosa significava sul territorio la presenza delle associazioni che denunciavano qualcosa. Ci vuole molto più coraggio ad essere qua a fare l'associazione con Nadia, con Santina e con tutte le altre persone coraggiose che a fare il magistrato che comunque lo fa per mestiere, lo deve fare per mestiere e ha una struttura che in qualche misura deve anche proteggerlo. La forza di chi ha sul territorio la possibilità di denunciare le cose che non vanno, gli occhi della gente per bene sul territorio per noi sono essenziali. Ed è essenziale anche un'altra cosa. Io vi ringrazio molto della stima che
che mi mostrate, stando a sentire le cose che dico, dell'affetto, della stima di Nadia, che vi assicuro è completamente ricambiata. Ma io penso che ci voglia molto più coraggio, sia molto più importante fare il proprio mestiere cittadino ogni giorno. E non è retorica, non è questa retorica, perché io sono siciliana, vengo dalla provincia di Agrigento, vengo da un paese ad altissima densità mafiosa, so che cosa significa la penetrazione della mafia nel territorio, so cosa può significare essere contro determinate situazioni, avendo addosso solo la veste del cittadino. E questo per chi fa il mio mestiere non deve essere mai dimenticato, assolutamente no. Credo che in questo paese ci stiamo avviando verso un periodo probabilmente di fittizia pace sociale. Ci sono molte tendenze che vogliono ridurre in fondo Cosa Nostra, le mafie, l'andrangheta, la camorra o altro, a fenomeni di ordine pubblico, cioè più carabinieri, più polizia, l'aggressione ai patrimoni sicuramente, ma noi non saremmo arrivati a questo punto, noi non saremmo qui a raccontarci le stragi e la lunga catena di stragi, in modo anche Ustica è un capitolo della nostra, diciamo, dei buchi neri di questa Repubblica. Noi non saremmo arrivati a questo punto se non avessimo avuto delle collusioni istituzionali. E per quello che sto facendo io in questo momento, posso soltanto dirvi che si viene a conto questo paese non avrà il coraggio di aprire il vaso di Pandora e guardare dentro quella fogna, noi saremo a rischio che si possa ripetere una tragica stagione del genere. Avete notizie di questi giorni, ad esempio, del rinvio a giudizio, si aprirà il processo a breve, di Totorina per la strage del 904. C'è un filo nero che porta a... dalle stragi del nord, da Piazza Fontana, la strage di Piazza della Loggia a Brescia, altro, fin giù, fino al nostro 92 e poi a risalire la linea della Palma per il 93, risalire su nel continente. Sono storie che dobbiamo avere il coraggio di raccontare tutte insieme e questo da sola la magistratura non lo può fare. Io non so quanto ancora in questo paese si potrà coltivare la memoria critica, però penso che se si potrà fare, si potrà fare soltanto per favore, non delegando i magistrati a nessuno, non a me che non conto niente, ma a nessuno, la speranza di poterci redimere, di poter risolvere tutti i problemi. Questa è una democrazia che deve crescere e ognuno di noi deve assumersi la propria responsabilità. Io sono molto contenta, e con questo concludo, di essere insieme a persone coraggiose, veramente coraggiose, che lo fanno per una questione che si chiama dignità. Ecco, se ognuno di noi riscoprisse questo piacere di dignità, probabilmente non saremmo in questa notte oscura. Grazie.